Quella che vi proponiamo oggi è una storia positiva ed è venuta a raccontarcela lei. Lei si chiama Alessandra. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Raccontaci la tua storia, perché è una storia dove poteva vincere lo sconforto, la disperazione, potevano vincere i cattivi pensieri, e invece quotidianamente tu dimostri a noi e al mondo che possono vincere i pensieri positivi. A un certo punto Alessandra lascia il suo paese, Lavello, in provincia di Potenza, e decide: io vado da sola a Roma a fare l'università, e non ha nessuna importanza che io sia sulla sedia a rotelle. La sistemo io Roma, infatti. Alessandra Bisceglia è una praticante giornalista, collabora con il TG2, con il Corriere della Sera. Torniamo un pochino indietro alla tua infanzia. Tu hai avuto un'infanzia normale? Sì, normalissima, fino a 14 anni sono scivolata e purtroppo sono rimasta sulla sedia a rotelle. Sei scivolata e però avevi una rarissima malattia che avete conosciuto quando, tu e la tua famiglia? Vabbè, quando sono nata, però non l'ho mai visto come un problema, sicuramente grazie all'aiuto della mia famiglia e dei miliardi di amici che mi ritrovo e che mi hanno spronato sicuramente. C'è stato un momento invece in cui hai sentito il dolore, la disperazione? Ci saranno dei momenti di rabbia, di... Ma ci sono, però forse... Li riesco a scacciare con moltissima facilità i momenti di rabbia, proprio perché ci sono mille altre soddisfazioni che vengono da cose che mi conquisto, insomma. E come fai a, diciamolo a chi ci ascolta, che magari ha dei momenti di depressione, magari per problemi molto più piccoli del tuo, si lasciano poi abbattere? Infatti io non condivido assolutamente, perché basta trovare un appiglio, uno stimolo, che sia... qualsiasi, dal lavoro alla lettura a qualsiasi cosa, si può trovare la forza in tutto. Ho conosciuto Alessandra quando era molto piccola, appena nata, che fu portata per le cure del caso, con una patologia unica al mondo, in questo caso unica al mondo, l'italiano la lingua presa vuol dire unica al mondo, una patologia che oggi verrebbe definita non rara, rarissima, quando abbiamo locuzione per le malattie rare. E nel tempo il rapporto con Alessandra è diventato da medico curante a compagno di peripezie a zio Ferruccio. Senti come Alessandra ti rivalutano la tua dimensione di uomo, ti dimostrano quanto sei impotente, quanti limiti ha l'uomo. Bisogna anche essere capaci di perdere, perché è molto semplice dire non sono in grado di far qualcosa e abbandonare il paziente. È molto più difficile dire: io non sono in grado di guarirti, ti posso accompagnare e continuo a accompagnarti anche se so di non poterti guarire. Alessandra era una ragazza che probabilmente ha capito il senso della vita, che è riuscita a vivere la vita accettando la dimensione delle sue possibilità. Filosofa, Alessandra la nostra giornalista, vincerai anche tu dei premi, del Pulitzer. Sui giornali si parla molto del fenomeno delle baby gang. Secondo lei è esploso adesso o è adesso solo che se ne parla? Un giovane che invece ha voglia di lavorare, di sperimentare, cosa può aspettarsi dal futuro? Se ne parla Alessandra Bisceglia. Che si muovono nello spazio, quasi a cercare una nuova dimensione del teatro e dell'opera d'arte. Sul dialogo tra i popoli ce ne parla Alessandra Bisceglia. Più figo, come dicono ormai. Come si dice, più figo? Più figo. È vero, più figo dicono così. Seguire il modello della bad girl o del bad boy. Quando nasciamo siamo tutti uguali. Il destino è un volo ancora tutto da scrivere. Sono le situazioni peggiori che rendono le persone straordinarie. E chi vive infelice, secondo me, è perché non ha ascoltato il DNA della sua anima.